Mister, buongiorno, le condizioni degli infortunati? Ah, qualche così acciacco c'è ancora, potreste in via sulla via del recupero, flottere anche, però insomma, se non... Gobbi, chiaramente... Gobbi è recuperato, sì. Che Parma vedremo? Cioè, dovremmo aspettarci... In Parma, credo che nell'ultimo mese e mezzo, due, abbia una sua identità ben precisa. Quindi mi aspetto un Parma che voglia cancellare il risultato della partita di Novara, la successiva gara col Verona ovviamente non ha lasciato sicuramente un buon ricordo, perché è stata una gara che non ci ha dato soddisfazione, e quindi questa è una partita in cui vogliamo far dimenticare il risultato di Novara e così la partita col Verona, che volevamo la qualificazione, invece purtroppo probabilmente per svariati motivi non è arrivata, non è arrivata pure una prestazione così di qualità, e quindi abbiamo voglia di farlo dimenticare. Questo è il Parma che mi aspetto, un Parma da battaglia, all'insegna delle partite di Novara per gran parte della gara, di Udinese, di Roma, di Cesena, insomma, questo è il Parma. Ecco, per la gara di domani sera, potrebbe essere il Parma da mantenere più se stessi o più che avversari? Se stesso più che avversari, noi non abbiamo paura di noi stessi, abbiamo paura, non abbiamo paura né degli avversari né di noi stessi, perché noi stiamo bloccando prestazioni buone. È ovvio che l'errore che ogni tanto commettiamo, questo un po' ci ha frenato nella rincorsa a qualche risultato anche importante. Quindi cercare di non commettere errori, cercare di essere noi stessi al 100%, non interessa qualcosa di diverso, perché ovviamente anche se il risultato di Novara non è venuto, io non sono cieco di non vedere che è stata una buona prestazione per gran parte della partita fuori casa. Così come la partita dell'Udinese mi ha soddisfatto in pieno, così come la Roma anche ha dato risultati, così come col Cesena, quindi Genoa, Napoli, tranne qualche mezza partita, obiettivamente il mio Parma, dico mio perché lo sento mio, il mio Parma mi soddisfa, quindi mi auguro che ripeta le prestazioni che ci hanno portato anche al risultato, qualche volta tipo Roma, che sono arrivato, però la prestazione è stata di grande qualità e quantità. Quindi il Palermo lo rispetto perché gli avversari vanno rispettati tutti, ognuno le sue aspettative, loro hanno le loro, noi abbiamo le nostre. Basta, tutto qua. Senti, ti fa onore questa difesa dei tuoi giocatori, però certamente c'è stata una virata sull'atteggiamento a Novara, secondo me è anche inspiegabile, perché dopo un buon primo tempo sono ritornati in campo. È uguale col Verona. Tu hai detto qualcosa su questa... Guarda, questa partita di Novara l'ho rivista, quindi so che fino al loro gol siamo stati in campo, diciamo che c'è stata una sola squadra in campo, quindi il loro gol è arrivato direttamente alla fine, non prima. Poi questo gol ovviamente è nato su una situazione sporadica, su una scivolata. Ha creato una situazione così, forse non idonea, abbiamo avuto quell'attimo di sbattimento che ogni tanto ci capita. E abbiamo preso il secondo. E questo ha fatto crollare una prestazione buona. Però io la devo valutare per quello che ho visto. E ora non mi sento di dire prestazione negativa. Quella del Verona non è stata sicuramente positiva. Questo devo dire forse tanti cambiamenti che però aveva una ragione di essere. Davanti tanti giocatori, quindi se non approfitto di una partita come quella di Coppa Italia ho poche possibilità di vedere all'opera determinati giocatori. In mezzo ho ribadito più volte, Morroni e Galloppa stanno tirando la carretta da diverso tempo. Dietro non c'erano disponibili né Gobbi né Modesto né Lucarelli, Zaccardo ha sempre giocato, quindi queste sono state le motivazioni delle scelte, no? Per cui io ho fatto le cose in coscienza piena e, dico la verità, confidavo in qualche cosa di meglio. Probabilmente non è stata una partita dove siamo riusciti ad esprimerci al meglio, non era facile, né per loro e probabilmente per la situazione, per le aspettative di un traguardo di pochi anni. Però credo che tutto quanto insegna e dà delle indicazioni. Quindi io
voglio trarre delle indicazioni anche da questa partita, per quanto mi dispiace non essersi qualificati, questo è fuori dubbio. Ora abbiamo un'altra partita, come ho detto prima, non è che è una partita che deve far dimenticare gli ultimi due mesi, deve far dimenticare una gara sbagliata che probabilmente c'è stata, e tante buone partite da ripetere se possibile. Io voglio ripetere la partita che abbiamo fatto con Udinese in casa, questa voglio, partita di carattere, partita di grinta, di voglia di vincere, di difesa nei momenti in cui si deve difendere, di attacco quando si deve attaccare, compatti, uniti, insieme. Questo è quello che voglio dire alla mia squadra. Senti, ti preoccupa un po' il fatto, tra virgolette, di non poter contare su chi gioca meno, perché la partita con Verona, o di contare limitatamente? Cioè. Ma non è vero, perché è una partita che tutto sommato qualche indicazione giusta me la può anche aver data, vuol dire che si deve relativamente a qualche giocatore. Quindi se non c'è stata la prestazione collettiva, magari un singolo che ha fatto qualche passo in avanti, ma d'altronde non li fai i passi in avanti se non giochi mai, bisogna che tu li faccia. Quindi devo valutare in questo senso, così come c'è stata magari qualche prestazione al di sotto, sicuramente. L'ideale sarebbe stato mescolare un po' di più per poter avere una formazione più omogenea, ma quando hai da fare i conti con tante partite sulle spalle, hai da fare i conti con una partita dopo qualche giorno, è sempre difficile trovare la miscela giusta. Io ho ritenuto di fare così, confidando in qualche cosa di meglio, però qualche valutazione importante l'ho fatta. Quindi non è vero che non si possa contare. Senti, parlando del Palermo, è una squadra tra virgolette strana, no? Che alterna grandissime prestazioni a partite un po' meno importanti. Tu che partita e che Palermo ti aspetti per domani sera? Aspetto un Palermo che ha delle qualità tecniche importanti, determinati giocatori, che ha forza in mezzo al campo, che ha anche una buona fase difensiva. Secondo me è una squadra che ti può creare delle difficoltà. Ma ripeto, se noi ripetiamo le nostre prestazioni, non ho paura del Palermo. Non è che non vuol dire che non lo rispetto, però non ho paura come nel vero termine, nel senso della parola. Io credo che noi non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompersi. L'avversario va rispettato. Io rispetto tutti, ho rispettato anche il Novara, anche se nel finale purtroppo non è andata bene, però per un'ora abbiamo fatto noi la partita sempre, comunque, sia nel primo che nel secondo. Per un'ora e anche più e 10. Dopo c'è stato questo spandamento che si è compromesso, abbiamo avuto la reazione e non l'abbiamo raddrizzata, perché fuori casa non è sempre facile riuscire a raddrizzare un risultato immediatamente. In particolare del Palermo va sottolineato il fatto che sono a punteggio pieno in casa, mentre viceversa in trasferta faticano parecchio, hanno fatto soltanto un gol. Questi sono dati, noi puntiamo ad essere noi stessi, ad essere una squadra che sa quello che vuole, e in casa nostra dobbiamo essere noi in grado di fare la partita quando c'è da fare, di difendersi quando c'è da difendere, perché non dobbiamo essere presuntuosi. Dobbiamo fare una gara attenta, agonisticamente valida, intelligente. Mi auguro che tutti quanti possano essere messi in condizione di dare il loro rendimento migliore. Quanti dico